Courageous people do not fear forgiving. Courageous people do not fear forgiving for the sake of peace. For the sake of peace. Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli. Operiremo insieme come stolti. Con la violenza puoi uccidere colui che odia, ma non uccidi l'odio. La violenza aumenta l'odio e nient'altro. A dichiarare guerra sono i potenti, a morire sono gli innocenti. La guerra non stabilisce chi ha ragione, ma solo chi sopravvive. L'umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra metterà fine all'umanità. Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli. La suprema arte della guerra è sottomettere il nemico senza combattere. Nel mondo ci sono state in equal numero pestilenze e guerre, e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati. La pace non è solo un fine remoto da raggiungere, ma un mezzo per raggiungere quel fine. La non violenza è la più forte arma mai inventata dall'uomo. Se vuoi la pace, lavora per la giustizia. Il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace. La pace non è un sogno, può diventare realtà, ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare. Fare 100 vittorie su 100 battaglie non è il massimo, ma vincere il nemico senza combattere, questo è il massimo del trionfo. Può essere così folle da preferire la guerra alla pace. Con la pace i figli seppelliscono i padri, con la guerra sono i padri a seppellire i figli. Una volta si diceva: tra due litiganti il terzo gode. Adesso si dice: tra due litiganti il terzo muore.